stiamo partendo pure noi per una mezza avventura e abbiamo un rendezvous con certa gentaglia brutta, sti camperisti brutti in giro per l'Italia. Ma voi seguite il blog che poi ne parliamo meglio. Certi amici che ci stanno aspettando più a nord di Roma, dove? Boh, il titolo sarà In camper verso Roma, ma è giusto un titolo. Arrivati a Roma, siamo a 40 km dalla diramazione Roma Sud, però non ce ne frega niente perché tanto dobbiamo andare oltre Roma, dove non si sa. 19,40 di mortacci tua, 19,40 che dammi i soldi. Siamo fermati proprio due minuti per sgranchirci le gambe, siamo molto vicini alla destinazione, la prima destinazione segreta. Qualcuno mi ha chiesto se il camper è pronto a viaggiare. Intanto da oggi già mi ci sono fatto 750 km, altrettanti mi aspettano domani. Voi che dite, è pronto a viaggiare? Eccolo. Oh, siamo arrivati alla località segreta, non vi ho fatto vedere niente, però vi posso garantire che il paese è bello, non l'avevo visto mai. Il paese è bello, ha gente proprio, che è una gentaccia che frequenta qua, e penso che non ci passerò manca la notte che me ne vado. E sciabolone! Sciabolone! Buonasera sciab! Buonasera. Sciabolo piccolo! Marcolino, Dani, che è? Prendi a Sciana. Ma lasciala stare. Smith and Claire, che dice che chiude il canale. Che vuol dire chiudere il canale? Che va al fiume e mette la sbarra? Sì, può essere pure quello. Dammi un bacio. I pescatori come fanno? Perfetto, che sta dimagrito. Non ho capito. La pensione a me. Devi lavorare. Ma tu pigli 5.000 euro al mese, vuoi ancora soldi voi? 5.000 euro. Se più ce ne hanno più ne vanno. Buonasera. Comunque noi stiamo ancora qui, come diceva Vasco Rossi. Mamma che faccia. Mamma che faccia, guarda. A lei abbiamo trovato sulla statale. No, dico scusate, allora. Guardate l'ora, Guardate l'ora. Ma che l'ha impatto. È 2.04. No, è 40 e 20 c'è scritto. Ma hanno trovato sulla Cassia, che tentavo di Cassia. Ci ha rotto il Cassio, madonna che capelli, c'ho i boccoletti, ridatemi il cerchietto. C'hai i broccoletti. Cioè. Sono belli miei, no? Guarda. Capelli piramidali. Guarda questo. Adesso? Viene direttamente dalla Versilia. No. Te ne faccio diversi. Amo! Amo! Ma io vogliamo dire qual è la località segreta? Non diciamo ancora niente. Domani. Ragazzi, giornata di merda stamattina, sta piovendo. Proprio sta piovendo brutto. Non mi rimetto il cappuccio. Guarda dove avevo portato. Ho portato al lago del Bracciano e ve lo farò vedere. Posto nuovo. Con tutta sta gentaglia che lo frequenta, però, perché guardate quanta gentaglia, questo è il campo dove siamo, che è un campo privato, guardate la gentaglia dove frequenta qua, guardate, c'è Smith and Claire del canale YouTube Smith and Claire, c'è sta Flavio Sciabolone, detto Erzuppa de latte, amico dei messinesi.
E poi c'è San Marco Forol che si sta facendo i cazzi suoi e non ci sta cagando di striscio, che starà dormendo. Ma tu sei sempre al telefono, ma pari Berlusconi. Dai, sei che sta al telefono. Una volta mi sono sognato che mi doveva da mezz'arcore, ma quando mi sono svegliata c'avevo il letto davanti. E dai, sei che. E invece tutte le sogni arcore, per forza c'è il letto davanti, non è che dici che ci vuoi la scrivania. Che bella gente. Zeus, il cucciolone di Flavio. E questa è Nemesi. Ironia della sorte, il mio camper è qua e sono venuto per allenarmi con l'arco e guardate accanto cosa ho trovato. Guardate accanto al mio campeggio, per modo di dire, dov'è il mio camper? Guardate che ho trovato, poi dice che uno non lo fa apposta. Un campo di tiro con l'arco. Compagnia degli Etruschi. Eh? Poi dice che uno è destino. Guardate un po' di chi è sto camper, vediamo se lo riconoscete. Ma dai che lo riconoscete, c'è una forma strana, sembra una coccinella col piercing al naso. Guardatelo un po', chi ci sta qua? Sandro, oh, Box a posto. Ah, tu sta bambina, minchia, si è fatto il Feiutech 2000, io me lo so cacciato per la disperazione, lui se l'è comprato e non so come fa a stabilizzare, che vibra sempre. No, non vibra un cacchio. No? A me sì, porca miseria, forse perché il mio pesava di più. Lo devi calibrare. Che in pugliese significa porca puttana. Porca puttana. Che in romano si dice porca mignotta. Mi sento peggio di Bonoli su tutte queste camere addosso, ma che è? Oh, ci stiamo facendo sempre addosso. E vabbè, abbiamo visto che questa è la prima tappa con questa gentaglia qua, facciamo sempre questi piccoli raduni di camper, no? E siamo al lago del Bracciano dove Flavio fa il gabbiano. Fa pure rima. Oh, questo, no. Questo è un pitbull in miniatura, si chiama Sciana. Questo coso, se fosse... E il lago del Bracciano, stiamo giusto oggi perché promette pioggia. Sì. Promette, esatto, veramente ha pure mantenuta la promessa perché sta a piove. Ma andiamo qua tutti quanti insieme, poi stasera si riparte direzione Roma, perché tocca andare a trovare i parenti, che dici, potremmo stare lontano dai parenti. E poi stanotte si riparte e si va in direzione nord, dove? Ma. Vedremo. Ma raga, come vedete stiamo a fare una vitaccia, vedete? Stiamo a preparare la tavola. Se mangiamo una bella piastra, passa alla matriciana. Sandro se sta beveggiato dodicesima birra. Meglio del cascio sulle palle. Io vengo dalla Germania, allora. E allora beva la birra. Bevo la birra. E io che vengo da Roma che mi bevo, i sirci. I San Pietrini. I San Pietrini. Marco sta sempre indaffarato che femmine. Oh, ma sono sempre circondato di gente con queste telecamere in mano, io non la faccio più. Mi sembra stare a canale 5 qua. Avete capito o no? Qui ci vuole la privaci. La privaci. Non ci andiamo in Puglia perché non c'è Sandro Box, capito, che è venuto da Roma. Comunque noi... Hai detto Sandro? Stiamo a magna. Mo che se voi siete abituati a vedermi magna il boccone, se no non so io, no? Sandro, tocca magna il boccone, aspetta un attimo. Sei pronto? Basta il risotto. Buona! E il riso lo puoi mangiare? Sì. Mm, poca, poca, poca. Tutto accaduto. Sintetizzare tutto. Con la stessa pressione. Il problema sai cos'è? A te ti serve, che poi è quello che prende più spazio possibile, ti serve l'evaporatore e il condensatore. Beh, l'evaporatore puoi farlo anche basso, un po' più largo, un po' più lungo, in modo che non ti vai a cozzare contro. No. Si parla di refrigerazione. Perché alla fine. Però stiamo in quattro qua, a tre gli funziona il frigo. Allora, Sandro, del canale Sandro Box, vuole passare il bagno al lago. Ah, io ho detto, siccome ci stanno temporali in arrivo, se aspetti 5 minuti lo fai, non c'è bisogno che vada dentro all'acqua. Perché. Per darmi una rinfrescata. Oh, guarda quella. Hai visto che bella ragazza? Madonna. Quella tra due anni è buona pure mo. Comunque, scherzi e ballacchi.
se ne stava andando. Scherzi a parte, Sandro Box. Sandro Box, zona refrigerazione lui, zona di rotolare cosa io, zona monnezza, zona pasta ardente lui. Marco, se fai i cazzi suoi, se... vabbè, Claire, sto facendo il canale. Claire, dove stai? Saluto agli amici di YouTube, se YouTube. Si sente che romana, YouTube. Perché Roma, si dice YouTube, erbare, YouTube. Vabbè ragazzi, niente, il tempo, vedete com'è? Guarda, guarda che texture, guarda. Allora, insieme... allora, aspetta, aspetta, aspetta. Se mettete like, vuol dire che ce lo devo fare il bagno. E come mettete dislike, non ce lo dobbiamo fare. Sì, ma sto video loro lo guardano tra due settimane. E noi che fa, mamma? Se rivediamo tra due settimane se fanno il bagno. Allora, se raggiungiamo i 100.000 like, se fanno il bagno mo. 120. E posso non mo faccio il bagno. Mentre Sando Box se fa il bagno. Sciabolone. Se fa il vlog. E se de Mavros. Claire, se va a fare i cassi di Marco, for all. I camperozzi nostri stanno parcheggiati tutti qua. Centurione. Quello di Sandro non lo so come ha chiamato. Nemesi e Marco Forol che non lo so come ha chiamato. Mo, hai visto quanti matti ci stanno al mondo e te pensi che c'ero solo io? Beh, mo mi sa che sta a venire giù brutto proprio, eh. Secondo me sta quasi per piove perché sento non cariola come si dice a Roma. Da Marco, ho letto SPQR. Guarda quest'altro che c'ha, e spade e katane. A spada di... Ma che dove con tutte queste fa? Io glielo devo chiedere in diretta. Aspetta un attimo. Io devo chiedere in diretta. Scusi, di casa? Non compro niente, eh. Ma dove vai con tutte queste spade? Ma che fai? A Ostia, signora, ho tutte queste spade. Eh? A Ostia va con tutte le spade. E questa è una battutaccia. Onestamente, che amo da fare. Vai a Ostia che ha la spada. La senti a casa tua? Le battutacce sono il mio forte. Che è una spada pure là, tatuata? Ma a te ti piace la spada allora, te damo, Cle? Io. Spada di fuoco. Attaccata al muro con due chiodi. Scusa, puoi far vedere la scritta SPQR? Scusa, pugliese, facci vedere la scritta SPQR. Facci vedere la coscia. Cioè, questa si fa la scritta SPQR. Sono porci questi romani o sor capelosa quadrata rugnosa? Che sarà? Ma... diciamo che è la prima, vai. Sciabolone, amico di messinesi. Lui dice sempre così, no? Poi mi chiedono, ma perché ti dicono che sei amico? Almeno spiegalo. Lui è amico dei messinesi perché, siccome lui fa sempre la zuppa di latte, e c'è un amico suo messinese che quando beve col cucchiaio succhia perché è artolocato. Artolocato. È artolocato, caere. Sorbella. Hai capito? No, perché si sente artolocato a casa della mamma, a casa Cantonino. Mamma mia. Dai! Senti.